Domenica 16 ottobre, ore 8:30 del quarto ed ultimo giorno di fiera. Mi aggiro tra gli stand semideserti, incrociando pochi addetti ai lavori, in cerca del primo caffè della giornata, quando, passando dalla zona dei boss cavalli, il nitrito di uno splendido baio cattura la mia attenzione. Mi soffermo, gli accarezzo il muso e mi accorgo che lo splendido puro sangue arabo è pronto per andare nel ring per il campionato di morfologia. Prendo spunto dal suo richiamo e decido di seguirlo per dedicargli qualche ripresa. Arrivo nel campo prova, accendo la telecamera e guardando dal viewfinder quei meravigliosi cavalli, penso: che strano. Parliamo sempre di associazioni, allevatori, discipline equestri e anche delle tante scuole di pensiero, dei guru dell'etologia, che ci dimentichiamo di loro, sì, i cavalli. Puntiamo sempre i riflettori su di noi, dimenticandoci che loro sono i veri ed unici protagonisti. Così, per chiudere in bellezza questi 4 giorni di fiera a cavalli a Milano, voglio parlare di loro, come per esempio il puro sangue arabo. Bello, elegante, nobile cavallo, principe del deserto. Li ammiro fieri passare in rassegna e capisco che non c'è associazione, allevatore o handler che può esaltare la loro bellezza, perché loro sono la bellezza. Nella perfezione delle loro linee, nell'armonia dei movimenti, così decido nell'ultimo frame che mi rimane da girare, che a premiarli oggi sarò io, dando un 20 per la loro bellezza a ognuno di loro.
Continuo a girare per i padiglioni e mi accorgo con piacere che anche gli ultimi ritardatari sono ormai arrivati. La fiera è piena di gente. C'è chi si dedica allo shopping, chi segue le gare e chi fa colazione mangiando panini e salamine. Ma l'odore di cipolla è troppo forte per me, che ho ancora il sapore di un croissant con la crema. Decido di spostarmi nel settore del cavallo spagnolo, quando Pasquale Beretta, amico fraterno, mi ferma per farmi vedere il regalo appena ricevuto, una torta bella da vedere e buona da mangiare. Ma conoscendo Pasquale, poteva non presentarmi il suo ultimo campione? La giornata passa troppo in fretta e questa fiera mi piace troppo. Adesso mi trovo nel padiglione 13, dove stanno passando in rassegna i cavalli italiani di 3 anni. Io, che sono passato dalla monta western alla monta inglese, dal turismo equestre alla monta spagnola, mi rendo conto che non c'è un cavallo che non mi piace. E così decido che quando raggiungerò i miei primi 500.000 euro, mi regalerò un cavallo per ogni razza. Ma mentre penso a queste stupidate, un'esplosione di applausi proviene dal campo dove si sta effettuando il Gran Premio Land Rover. Mi precipito sulle tribune, in tempo per vedere lui, non solo un amico, ma anche colui che io definisco l'eleganza in assoluto. In sella al meraviglioso Lancero G, il grande Juan Carlos Garcia. Non so chi vincerà questo Gran Premio. Sicuramente so che un premio meritato l'ha vinto Fiera Cavalli a Milano 2011, per l'organizzazione, per la serietà e la qualità di questa grande carmense dedicato al cavallo.